Poi Cancitano allarga sulla destra per Fernandez Castro che si porta avanti il pallone, entra in area di rigore, Fernandez Castro conquista un penalty. Rincorsa di Gomez, lunghissima la rincorsa di Gomez che indovina l'angolino alla sua sinistra e porta in vantaggio il Mazzara. Dunque cambia già il risultato al Nino Vaccara, al terzo minuto il Mazzara conduce per 1-0 grazie al rigore messo a segno da Gomez. Abbiamo detto già in avvio di telecronaca benissimo, calcio di punizione già abbattuto, c'è un colpo di testa in posizione irregolare però questa incornata, Thomas aveva comunque respinto il pallone. Poi però si avventa sul pallone Bertoglio che prova a lanciare in velocità Fernandez Castro che supera Ferrara, entra in area di rigore Fernandez Castro che supera il portiere e la mette in mezzo, dove arriva Gomez che raddoppia! Al minuto 10 il Mazzara ha trovato anche il secondo gol. L'attaccante del Casteldaccia. Duello tra i due, viene raddoppiato anche da Bertoglio, palla messa in mezzo, arriva però la presa aerea da parte di Thomas. Adesso c'è un lancio in avanti proprio per Minnone che la mette giù in area di rigore, la mette poi in mezzo e Monti arriva alla conclusione pericolosa con il sinistro. Il pallone per il Casteldaccia, mette la sfera in mezzo ma Saia fa buona guardia su Alfano. Servizio per Monti che prova poi a lanciare Minnone, palla in area di rigore, Minnone la prolunga la traiettoria del pallone che era entrato in rete ma il guardaline, la signora Marta Di Franco, ha segnalato una posizione irregolare data dall'assistente Marta Di Franco. Palla messa in mezzo adesso con Prestigiacomo che prova a girarsi con il suo destro che però finisce lontano dalla porta difesa da Thomas. Non abbiamo capito qual è stato il disguido tra l'arbitro e il secondo assistente Marta Di Franco. Tanto Casteldaccia in avanti con Ferrara che aveva messo giù il pallone. Prova il lancio in avanti per Abate che adesso può entrare in area di rigore e mettere in mezzo. La palla è troppo lunga per tutti. Con Spampinato che se ne incarica. Mette in mezzo con Gomez che allontana il pericolo per il Mazzara. Adesso Spampinato rimette in mezzo un tiro cross che finisce direttamente sull'esterno della rete. Cardoso riconquista la palla nei pressi del limite dell'area di rigore, poi mette in mezzo per Gomez che viene contrastato al momento del tiro da Monforte, la mette a terra, poi supera un avversario. Adesso arriva il duplice fischio da parte del signor Casula di Ozieri. I calciatori che sono andati a sostituire. Intanto il Mazzara si fa pericoloso con Cardoso al limite dell'area, la palla arriva nella zona di Cancitano che prova il sinistro, Prestigiacomo allontana la minaccia, poi nuovo colpo di testa di Cancitano, la girata di Cardoso. Sario poi prova a lanciare in velocità Gomez che punta Monforte, gioco di gambe di Gomez che conclude e Di Paola blocca in due tempi. Là della linea dell'area di rigore, palla messa in mezzo, colpo di testa da parte di Semeraro che sta attaccando con 4 effettivi, Fernandez Castro salta 2 avversari, entra in area di rigore, prova a mettere in mezzo per Gomez che non riesce però stavolta a girare, l'ottimo suggerimento da parte di Fernandez Castro. Megna, palla messa in mezzo, allontana Semeraro, era però in posizione irregolare l'attaccante del Casteldaccia, dunque Bertoglio che può così spingere in avanti l'azione del Mazzara, entra in area Bertoglio, poi prova col sinistro a mettere in mezzo con Cancitano che la gira verso la porta, la palla esce di un soffio, Mazzara vicinissimo al tris, supera nuovamente 2 avversari Fernandez Castro, serve al limite dell'area Gomez che si gira, supera un altro avversario, la lascia lì per Fernandez Castro che col sinistro mette di un soffio al lato. In avanti, solito lancio all'indirizzo di Monti, Semeraro allontana il pallone ma lo lascia lì per Minnone che prova il destro, la chiusura decisiva di Thomas. Abate che supera Loporto, entra in area di rigore Abate, mette in mezzo, la chiusura decisiva di Pirrello che... Adesso il fischio dell'arbitro, si può ripartire con il calcio di punizione, intervento di testa da parte di Monti che mette il pallone in rete, il Casteldaccia accorcia le distanze quando siamo all'ottantesimo minuto con questo colpo di testa di Monti. All'indirizzo di Abate che dalla destra prova a entrare in area di rigore, mette in mezzo con, era un tiro cross pericoloso,
Abate mette in area di rigore per Monti che cerca il sinistro, la palla finisce direttamente in fallo laterale, attaccare a spron battuto con Abate che punta l'avversario, serve Lapi, arriva però l'intervento in chiusura da parte di Loporto, poi la conclusione di Schiavo lontanissima dalla porta difesa da Thomas, palla in area di rigore con Minnone che si gira e punta Pirrello. Col sinistro mette in mezzo Minnone, la palla viene poi deviata da Saia e Federico può far ripartire l'azione del Mazzara. Destra per Saia che mette in mezzo per Pace che la mette giù in area di rigore, prova a girarsi Pace, arriva la chiusura determinante di Di Paola. Sono scaduti adesso i 6 di recupero, si va comunque avanti secondo il direttore di gara. Federico allontana la minaccia, arriva il triplice fischio dell'arbitro. Gioco, partita e incontro per il Mazzara.